Ma è normale che ci sia un po' di stanchezza a livello fisico, perché abbiamo giocato tanto, perché purtroppo giocheremo già domani, ma a livello mentale la squadra sta bene, perché viene da due vittorie consecutive molto importanti, l'ultima a Frosinone per la classifica e la penultima a Milano per quanto riguarda le semifinali di Coppa Italia, e quindi domani dovremo farci trovare pronti per questa sfida contro l'Empoli. Ma sono due situazioni che dovremmo verificare ancora, perché non c'è stato, ci siamo trovati ieri, oggi lavoreremo più sul video che sul campo, sicuramente qualcosa faremo in campo, poi avremo un allenamentino domani mattina. Il primo impatto sembrerebbe che non ci siano lesioni per entrambi, quindi ci potrebbero essere qualche speranza, però giocando domani dovremo verificare come hanno riposato stanotte, come faranno le brevi sgambate di oggi e di domani mattina. Romolo è un giocatore di qualità, ma anche di quantità. Ha fatto due allenamenti solo con noi, quindi dovrò verificare insomma le condizioni anche di Marusic, che viene da due partite consecutive, però è un ragazzo molto positivo che vuol capire in fretta i nostri metodi di giocare, quindi domani sicuramente può essere una soluzione, però come ho detto prima mancano ancora due allenamenti importanti e dovrò verificare le condizioni di tutti i giocatori. Sarà determinante come si affronteranno gara dopo gara. Adesso con 16 partite alla fine è ancora presto per guardare la classifica, ci saranno scontri diretti, ci saranno periodi un po' meno buoni, io penso per tutte le squadre. Bisognerà dare una grandissima continuità di risultati e di prestazioni sul campo. Lulic mi aveva dato ampia disponibilità anche per giocare a Frosinone, poi in quel ruolo ho fatto giocare Durmisi, poi col cambio avvenuto di Caicedo e con lo spostamento di Luis Alberto dietro Immobile, quando si è fermato Luis Alberto, le opzioni rimanenti erano Lulic o Pedro Neto. Ho preferito mettere Lulic perché era un ruolo che conosce, che può fare bene, l'aveva fatto in quel famoso derby delle 12:30 quando non avevamo né Immobile né Felipe Anderson e giocò sotto Keita. È un ruolo che può fare tranquillamente, il ragazzo ieri si è allenato e vediamo domani, penso che possa essere della partita.